non dovete avere paura di nessuno. Io voglio ragazzi che sappiano gestire tutte le situazioni. Voglio 11 leoni in campo, anche quelli che entreranno, voglio che diate il massimo. Bravo, bravo, bravo! Dai! Ciao, mi chiamo Tiago e ho 12 anni. Gioco all'Enjoy da 3 anni e faccio il terzino sinistro. Da quest'anno mi aspetto di crescere sia in classifica che con la squadra. Le mie caratteristiche sono entrare duro sul pallone. Sempre forza Enjoy. Ciao, mi chiamo Sofia, ho 13 anni, gioco all'Enjoy da 5 anni, il mio ruolo è terzino destro e una mia caratteristica è che vado sempre dura nei contrasti. Forza Enjoy e ciao! Dai, bene. Oh, dai David! Oh, ma gliela dai bene a me? Dai! Destro, dai la bassa! Possibilmente non dritta per dritta, così deve allargare. Dai, bene Peter. Bene Peter, bravo. Destro e sinistro. Tu appoggi dentro e poi facciamo. Tu appoggi. O aiutiamoci con le braccia, Andiamo. Frequenza. Fonda. Stiamo chinati con la braccia dando in giù. Così, bravo. Via. Vai. Con calma. Passaggio laterale, siamo in coordinazione. Dai, tre volte vede, ti ho fatto tre questa testa. Lascia la gente. Dopo che sei andato 2 contro 1 e questa è la tua volta. Ce l'hai libera, è mezz'ora che è libera, giocala! Dai, un po' più di animo, buona! Giochiamo contro una squadra bella compatta, quindi è una bella prova questa qua per oggi, per vedere se l'altra settimana è stato solo un caso e abbiamo messo in campo qualcosa che abbiamo imparato durante gli allenamenti, oppure stiamo veramente migliorando. Migliorare significa far vedere in campo che siamo una squadra, che giochiamo tra di noi, che giochiamo con impegno e abnegazione. Allora ragazzi, giochiamo contro una squadra brava, ok? Io quando affrontavo avversari forti mi piaceva affrontarli proprio perché volevo dimostrare di essere io il più forte, perché non esiste il più forte. Non dovete avere paura di nessuno. Se io vedo in campo che c'è qualcuno che ha paura e che tira indietro la gamba o che butta il pallone perché va in panico mentalmente, è finita, prende e scende giù. Io voglio ragazzi che sappiano gestire tutte le situazioni, anche quelle di difficoltà. Cresciamo e impariamo da lì. Campo ragazzi è un disastro, ve lo dico già, in alcuni punti è un disastro, ci sarà da prendere misure, in alcune situazioni si può giocare di più, in altre c'è poco da giocare. Per respirare non è solo buttare il pallone più lontano possibile. Respirare dopo una fase importante significa anche prendere fallo intelligentemente, si copre il pallone, si cerca il fallo e respiriamo, ci mettiamo a posto e battiamo con calma. Vincerà il più cattivo, chi avrà di più i coglioni, ok? Ce l'avete voi? Sì! Ce l'avete voi? Sì! Ce l'avete voi? Sì! Dallo stadio Lorenzoni un buon pomeriggio ad Ematoshi. Altra partita per i ragazzi di Offsamoli in campionato, questa volta contro il Real Sala Bolognese, padrone di casa, campo in erba, non in perfettissime condizioni. Sicuramente ci sarà da lottare su ogni pallone per i ragazzi di Offsamoli che hanno vinto l'ultimo match in campionato, quindi hanno sicuramente una fiducia nei loro mezzi. Però attenzione, subito il pallone per il numero 10 del Real Sala Bolognese, che spara addosso a Marci, che si rende subito protagonista del match.
si insiste però su quella fascia con il pallone messo dentro, allontana in qualche modo la difesa delle Joy. Peter fa la sponda molto bene e parte, riceve il pallone e se ne va. Buono il... buono lo scatto del numero 7 dell'Enjoy, un po' isolato. Poi protegge forse una rimessa laterale, è così. Battuta sempre sul lato corto dell'area di rigore, interviene il capitano del Real Sala. Gestisce palla a terra, poi però nel batti e ribatti riesce vincitore alla grande il numero 11 dell'Enjoy, De Rosa, che subisce anche fallo, quindi calcio di punizione. Tentativo di possesso palla dentro l'area di rigore, un po' rischioso. E infatti perde il pallone l'Enjoy. Buono il fraseggio, poi la conclusione da fuori ed è un grandissimo gol. Un sinistro all'angolino da parte di Dobinda che batte marci. Nella costruzione l'Enjoy ha sbagliato, ha punito immediatamente il Real Sala bolognese. Ora sul lato corto questo pallone messo dentro. Buona guardia della difesa con il numero 5, Mattioli. Rimessa laterale. Stop di petto, poi la palla che schizza in calcio d'angolo. Siamo all'undicesimo, 1-0 per il Real Sala. Altro calcio d'angolo, direttamente sul dischetto del rigore. Marci se la ritrova lì, in due tempi. Rimessa laterale, battuta in verticale a cercare Peter, poi fermato ancora una volta dal capitano del Real Bolognese, però subentra alla grande di nuovo, ancora una volta De Rosa. Si è alzato di spalle, sì, sono l'attacchi lì. Pallone in avanti, riconquista ancora il Real Bolognese dalla tre quarti, prova la conclusione deviata, ma è ancora possesso per i padroni di casa, in qualche modo... Se la cava la difesa dell'Enjoy. Non è finita però. Altro tentativo di cross dentro l'area. Ancora la difesa ad allontanare. Poi la conclusione deviata. Batti e ribatti dentro l'area di rigore. Attenzione. Si lotta. Cadono a terra in due. Poi arriva la conclusione. Ancora un'altra respinta. Poi l'Enjoy in qualche modo riesce ad allontanare. Piela. Grande difficoltà in questi primi 20 minuti. Pressione totale dei padroni di casa. Dentro l'area di rigore. Sinistro. Campo non in perfette condizioni, sicuramente più abituati i ragazzi del Real Sala Bolognese. È passata! Ancora, che insistono col numero 10. Siamo nel ventesimo, 1-0 per... loro, poi la conclusione Marci. Questa non era facile. Bravissimo il portierone dell'Enjoy. Ancora tanta sofferenza. Deve allontanare Sof in qualche modo per Peter, che mette giù e mette il turbo. Se ne va. Oh, Lino! Cartellino giallo. L'arma in più dell'Enjoy. Stava partendo, stava sgasando verso la porta. Punizione battuta. Proprio a cercare Peter, che fa sportellate con chiunque. Vince il contrasto, poi ne ha due addosso, se ne va il numero 7, grande giocata. Peter, pallone messo in mezzo, chiude tutto. Calma, la difesa calma, del calma. Real Sala Bolognese. Ancora una volta Peter però si dimostra essere in gran forma. Pallone dentro, proprio a cercare Peter, allontana la difesa. Altro tentativo di rimessa dentro, poi contropiede per il Real Bolognese. Un po' scoperta la difesa dell'Enjoy. Tornano però a tutto gas i difensori. Lato corto, la possibilità dentro l'area di rigore. Parte la conclusione sull'esterno della rete. Vicinissimo a 2-0 il Real. Se ne va, grande giocata il numero 9. Se ne va ancora dentro l'area. Parte la conclusione Marci. Non si fa sorprendere sul primo palo. 27esimo in corso e c'è Peter, se ne va, 3 contro 2, Peter sbaglia forse la scelta, e qua forse l'aveva allargare, sbaglia però anche la difesa del Real, quasi non ne approfittava l'Enjoy. Ancora il numero 9 che vince tanti contrasti dentro l'area di rigore, la porta è vuota, erroraccio del numero 10,
Il campo di sicuro non aiuta in queste situazioni. Poi la conclusione da fuori, Marci con la mano di richiamo. Pallone facile per la presa salda del numero uno dell'Enjoy. Ancora Peter a un altro passo letteralmente in questa partita, in questo campionato. Se ne va il numero 7. Questa volta bravissimo il difensore della Real a fermare. Sulla tre quarti riconquista il pallone il Real Sala Bolognese. Poi dentro l'area con il sinistro sul secondo palo arriva il colpo di testa difficilissimo da indirizzare verso la porta. Siamo al 35esimo. È dura, sono bravi, sono bravi. Noi ci stiamo mettendo del nostro. Possiamo anche non vincerla questa, perché non è quello che ci svolta il campionato, che ci svolta il percorso, ok? Non è la vittoria di questa partita, ma è il saper gestire e resistere in una situazione come questa. Non voglio prendere un'imbarcata. Stiamo resistendo bene. Secondo me possiamo fare altrettanto bene nel secondo tempo, anche per fare qualcosina di più, eh. Secondo me se ci crediamo di più, il gol può scappare, eh. Il gol può scappare se ci crediamo di più. Ora è un gioco di strategia. Abbiamo palla. Palla su Peter o su Diego che si mettono su il 6. Ragazzi, se riuscite a darla lunga, è meglio. Ok? È meglio se lui scappa. Un contro va bene, ma se riusciamo a darla lunga è meglio. Avete visto che quando riusciamo a giocare bene o male sulle fasce, riusciamo a combinare qualcosa. Non giochiamo quelle palle centrali. Avete delle difficoltà, delle domande, dei dubbi, qualcosa che dovete risolvere? Avete delle perplessità? Qual è il problema? Nulla, però cioè, faccio una cosa, dopo la cambiate. In cosa cambiamo? Cosa fare? In che senso? No, cosa cambiamo, Diego? Dimmi. Devo fare una cosa, la faccio, dopo Diego, la cambiate. Diego, prima di tutto stai calmo. Prima facevo una cosa, poi la cambiate, sbaglio per la prima. Tranquillo. Calma, Diego, qui nessuno ti sta criticando, nessuno quello. Noi ti diciamo le cose per farti migliorare. Ascolta bene, prima di tutto tira su sta testa e guardaci negli occhi. Primo, ok? Secondo, ti diciamo magari una cosa e poi te ne diciamo un'altra. Ma hai ragione. Dopo. Hai ragione, però bisogna valutare anche il momento di gioco, perché non è che puoi fare sempre la stessa cosa. In quel momento magari si richiede quella cosa, in un altro momento si richiede quell'altra cosa. Se sei pressato, ti chiediamo di giocarla subito, perché se non la perdi. Ma anche prima quando l'ho persa mi aveva tirato un calcio sul tallone. Ho capito, non dipende da quello che ci diciamo noi sì e no. Quindi nessuno di noi due ti ha sgridato. Sempre la stessa cosa, non va bene. Vostra testa, ok? I vostri piedi. Siamo? Stiamo giocando bene, eh? Dai. Le parole dei mister in questo intervallo 1-0 Real. Però l'Enjoy dimostra comunque di esserci con la testa, perlomeno in questa partita. Tutta da giocare in questo secondo tempo. Vedremo quali saranno le reazioni dei ragazzi. Sicuramente il campo alla lunga si farà sentire, in quanto a pesantezza e anche abitudine da parte dei padroni di casa nel giocarci. Però vedremo. Pallone all'indietro per il portiere, che riesce a gestire comunque con i piedi e a far ripartire i suoi. Cerchio di centrocampo. Lascia lì il pallone il numero 7. Allora riparte male l'Enjoy, ma è ancora la squadra bianco-verde di Samuel a riconquistare il pallone. 1-2 cercato da Peter, chiuso però. Allora sempre nel cerchio di centrocampo, ancora Peter, intercettato di nuovo dal capitano, che sta facendo una grande partita del Real Sala Bolognese, che va sulla fascia di sinistra ora con il numero 11. Poi altra possibilità per il numero 10, che salta Mattioli e si invola verso la porta di Marci. Attenzione, la possibilità con il destro, Marci, la porta è vuota e arriva il 2-0 con il gol da parte di Montanari sulla ribattuta. Al sesto minuto del secondo tempo, Peter prova a pressare, ma sembrano aver alzato il ritmo i giocatori nero-verdi. Ancora dentro l'area di rigore, ancora Montanari saltato, poi sempre la possibilità, ma c'è calcio di rigore. Ha visto un fallo l'arbitro, calcio di rigore, e quindi in due minuti potrebbe esserci la svolta della partita. Dopo il 2-0, la possibilità per il 3-0 che arriva con gol di Omeri.
Bravissimo! Dai! 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 Pesante! Forza! Sì! Per i ragazzi di Samuel, che in due minuti hanno subito il secondo e il terzo gol. Però a livello mentale sembrano esserci. Comunque i ragazzi di Samuel stanno lottando su ogni pallone, come in questo momento, a riconquistare palla. Poi c'è il fallo conquistato. Calcio di punizione, calciato profondo, in verticale, cadono a terra in due. Altro fallo per l'Enjoy. Siamo al 17esimo, 3-0 per il Real. Trasferta difficile, squadra molto forte, quindi di sicuro quello che oggi bisogna portarsi a casa è l'esperienza di aver affrontato una grande squadra su un campo difficile, ma esserci fino alla fine. Però intanto arriva un gran gol, veramente un gran gol da parte di De Bellis. 4-0, campanile di marci, poi la possibilità ancora per il Real in avanti con il numero 11 che viene tagliato fuori alla grande dalla difesa dell'Enjoy. Però si va a riprendere il pallone, così ne salta due, grande giocata, pallone immesso in mezzo, la possibilità del 5-0 che arriva puntuale. E quindi direi che questo è il punto esclamativo della vittoria del Real Sala Bolognese oggi pomeriggio allo stadio Lorenzoni. Siamo al 38esimo minuto, ancora una volta dentro l'area di rigore, la possibilità di tirare a giro sul secondo palo, viene murato però il numero 11 che sembra indemoniato veramente in questo match. Tanto arriva il fischio finale, 5-0 per Real Sala Bolognese contro Enjoy. Ora sul volume con il campo, un saluto e ringraziamento da parte di Matoscio. Ragazzi, allora vi dico solo due cose. Abbiamo visto l'impegno, ok? Che faccia abbiamo? Dei limiti, lo sappiamo tutti quanti, ognuno di voi lo sa dove può arrivare. Però abbiamo visto l'impegno di tutti, almeno ci abbiamo provato. Dai, forza! Dai, ragazzi, dai! Va bene, ma che ci arriveremo? Signori, è stata una partita tosta, abbiamo sfidato comunque sia la prima in classifica, è un avversario molto molto pronto, già preparato, l'ho detto, il nostro è un percorso che arriverà, che è un percorso di crescita che dobbiamo ambire a fare per riuscire ad arrivare a fine stagione, che i ragazzi in primis sono migliorati e sono cresciuti. Non ci interessa vincerle tutte, ma l'importante è che riescano a crescere sempre di più. Poi con la crescita sicuramente arriveranno anche risultati positivi. Questo è stato questo episodio, vi ringrazio per aver seguito questa partita e ci vediamo alla prossima partita, signori. Forza sempre Enjoy, sempre col sorriso ragazzi, mindset, non bisogna mollare, let's go!